curiosità, ragazzi. Jordi mi ha chiesto di costruire un qualcosa di portatile per i paperelli, quelli che devono nascere adesso, no? Quindi queste anatre io ho pensato che possono stare benissimo all'interno di un recinto e quindi costruiamole insieme oggi. Ho preso dei pezzi di legno, questi qua sono degli scarti di altri lavori che stavo facendo e secondo me possono tornare utilissimi. Ma prima di mettermi al lavoro, un po' di buona musica, eh? Iniziamo subito a creare i pezzi verticali del recinto, no? Quindi una staccionata. E per costruirlo userò un sacco di questi legni. E quello che faccio ora è tagliarli a punta, così saranno anche carini esteticamente. Li faccio alti all'incirca 60 cm, che secondo me è un'altezza giusta, infatti le paperelle non riescono ancora a volare, non riescono a saltare per così in alto. Mettiamo un puntino qua e poi qua tracciamo due linee così, diciamo, un po' appuntite, no? A questo punto seghetto elettrico e tagliamo il legno, no? Wow, lavoro precisissimo, faccio questa operazione con altri 6 pezzi che comporranno il primo lato del nostro recinto. Ho tagliato tutti quanti i pezzi di legno che mi servono per il primo pezzo del recinto, mettiamo tutto quanto qua sul bancone e vi faccio vedere meglio quello che ho in mente. Grossolanamente la posizione dei pezzi sarà questa, pezzi così in verticale, poi per fissarli tra di loro due pezzi di legno belli lunghi e uno qua. Due verticali andranno fissati qua sotto, quindi andranno poi conficcati nel terreno. Uno qua e l'altro qua. Ma la prima cosa che voglio fare è proteggere questi pezzi di legno, siccome andranno messi sottoterra, dagli insetti, no? Il legno così per gli insetti è una vera prelibatezza, ma rendendolo leggermente bruciacchiato sicuramente non sarà di loro gusto, eh? I legni sono abbrustoliti, puzzano, quindi sicuramente non sono buoni per gli insetti e li metto qua sotto. Questo qua. Perfetto, ok, direi che è finito, vediamo se è resistente, sembra proprio di sì, non balla, quindi come tecnica funziona, ne faccio altri 3 pezzi di recinto così. Ecco qua, ho finito di montare tutti gli altri pezzi del recinto che mi servivano, ho abbrustolito anche le estremità e mi raccomando, quando usate le fiamme tenete sempre a portata di mano un estintore, io ce l'ho qua dietro. Adesso quello che vado a fare è prendere delle cerniere, le metto qua e servono per poter piegare il recinto, infatti deve essere un recinto da viaggio, quindi abbastanza maneggevole. Le cerniere sono in ottone, così dovrebbero resistere anche poi alla pioggia senza problemi. Ok, la cerniera è fissata saldamente, faccio questa operazione con gli altri angoli in cui mi serve metterle e quindi direi che a questo punto l'unico modo per assemblare il tutto, visto che è veramente molto ingombrante, è quello di andare qua fuori in giardino. Quindi direi che per oggi è tutto, mancano un po' di dettagli, un po' di vernice, insomma un po' di cose così, ve lo faccio vedere più avanti, abbiate un attimo di pazienza, lo vedrete quando lo farò vedere anche a Jordi. Direi quindi che per oggi è tutto, noi ci vediamo al prossimo video e ricordatevi che dopo uno smontaggio c'è sempre un rimontaggio. Ciao a tutti!